Io mi sono fatto l'idea che il tentativo di mettere una pezza a questa situazione andrà avanti intanto con questa prima tappa che è il voto sulla giustizia in Parlamento, in cui servono a 4-5 senatori o perlomeno che 4-5 non partecipino al voto di quelli che potrebbero votare contro. Dopodiché è una situazione veramente complicata e probabilmente molto più complicata di quanto pensassero Conte, il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico. Siamo in una situazione in cui la ricerca è difficile per un punto molto chiaro. Io passo da un gruppo parlamentare ad appoggiare il governo se ho la garanzia che questa operazione vada a buon fine e che duri tutta la legislatura. In questo momento, Conte e la sua maggioranza non sono in grado di assicurare, Bravo. questa cosa. Quindi ci sono molti, molti dubbi nei passaggi. Chi passa è perché aveva una situazione ormai compromessa. Per fare un nome, la senatrice Maria Rossi era completamente marginata in Forza Italia, sapeva di avere, come dire, una carriera politica alla fine del suo percorso e allora passa, ma per un'operazione strutturata in questo momento non mi sembra che ci siano le condizioni. Allora, è un'analisi molto lucida, anche se un po' triste, devo dire, nel senso No. che ci dice Luciano, giustamente, chi non ha, diciamo, niente da perdere fa il salto, chi ha qualcosina da perdere ci pensa, perché dice, mi metto nelle mani di Conte, poi questo fra 3 mesi casca, io dove vado? No, questa poi per essere molto brutali, però appunto l'ha detta in maniera molto chic, Fontana, ma era esattamente questo il significato che dice Augusto.